1777. Il pretore Antonio La Grua, del quale vediamo lo stemma di famiglia, realizza la Villa Giulia da Giulia d'Avalos, moglie dell'allora viceré Marcantonio Colonna. Il progetto di Niccolò Palma rappresentava un verde pubblico con perimetro perfettamente quadrato, suddiviso a sua volta in quattro quadrati suddivisi dalle loro diagonali. Lo spazio centrale, di forma circolare, è abbellito da quattro esedre in stile pompeiano, progettate da Giuseppe Damiani Almeida. La copertura è costituita da una volta a botte, sormontata da una lira in ferro e preceduta da un portico delimitato da due loggette con colonne e lesene, cioè pilastro lievemente sporgente dal muro con funzione ornamentale. L'ingresso principale ha l'aspetto monumentale, è neoclassico e le colonne doriche testimoniano il gusto romantico già dalla fine del XVIII secolo. Da una piccola collinetta si può dare un'occhiata unica a tutta l'area. Al centro della villa l'orologio del dodecaedro, dove per ogni faccia si trova un orologio solare progettato dal matematico Lorenzo Federici. La scultura, sorretta dalla mitica figura di Atlante, si trova al centro di una fontana circolare, con ringhiera decorata e sculture metalliche. In prossimità del cancello che comunica con l'orto botanico, una magnifica fontana dal cui scoglio si erge maestosa la statua del genio di Palermo. Pregevoli statue allegoriche ne costituiscono il perimetro. Torniamo al nostro genio. È un re con corona regale, in mano un serpente, simbolo della fecondità, nell'altra lo scettro della fontana, simbolo del potere, ai piedi un cane, simbolo della fedeltà, la cornucopia che rappresenta l'abbondanza, infine l'aquila, simbolo della città. E un tondo, dove si trova la Trinacria, completa con il legame alla Sicilia. Ecco dunque un insieme di rappresentazioni scultoree che fanno, con le opere del Marabitti, un gradevole angolo verde della nostra città.